Benvenuti a Lumière. Benvenuti a Lumière. Buonasera, buonasera a tutti i nostri amici radioascoltatori. Qui dalla prima puntata della rubrica di cinema A Lumière di Candela, offerta da Radio Doppio Malto, la radio ad alta fermentazione. Io sono Francesco Antonin e vi accompagnerò in tutte queste serate che ci attendono, a spulciare un po' in magari sia titoli non molto conosciuti, poi parlando magari anche di qualcosa di più, in compagnia di Jonathan Squillace. Buonasera a tutti, ciao Francesco. Sì, diciamo che questa è una trasmissione che andrà un po' a raggranellare quei titoli un po' particolari del cinema di genere. Di genere si intende thriller, fantascienza, western, post-apocalittico, horror e chi ne ha, chi più ne ha. Chi più ne ha più ne mette, esatto. E non solo. Dunque, allora, di che cosa vogliamo parlare questa sera? Con quale genere cominciamo? E cominceremo con un genere che personalmente piace un mondo, ecco, il post-apocalittico, ossia quel genere che ha avuto un exploit negli anni 70 e di conseguenza negli anni 80, ecco. Negli anni 80 con grandi maestri anche. Grandi maestri, sì, John Carpenter e il suo Ian Aplinsky, e poi fine degli anni 70 ci fu Mad Max, che ecco è uno dei titoli proprio più significativi del filone. Anche della serie zombie di Romero. Certo, anche lì si parla di un dopo, ecco, dopo epidemia, quindi un post-apocalittico in un certo senso. E anche gli anni 70 sono stati una fucina, ecco, sotterranea di questo genere. Io ricordo con grande simpatia Un maledetto mondo fatto di bambole, che è un film vecchissimo, anni 70, proprio del 1970, con Oliver Reed. E poi altri filmetti più o meno dimenticati che hanno fatto grande questo genere. Però gli anni 80 sono il fulcro, con grandi maestri anche italiani. Esatto. Ricordiamo Castellari, i Guerrieri del Bronx, oppure Gio D'Amato, ecco, diciamo, gli Ultimi Gladiatori. Diciamo una cosa, che questo è un genere, come altri generi in realtà, non nati in Italia, ma poi portati in Italia, non copiando ma sempre reinventando. Sì, un genere che si importa, come il western, più o meno stessa storia, però si cambiano le regole, o meglio, si ribaltano i codici del genere stesso, come fu per il western ribattezzato spaghetti western. Noi abbiamo il post-apocalittico, insomma, l'italiana. Esatto. Con personaggi abbastanza weird. Weird, molto, molto intutati da, con look molto metallaro, ecco. Erano gli anni del metal, dell'air metal, queste chiome fluenti e platinate. Sì. Già Ian Aplinsky, come dicevi tu, sembra uscito sembra uno dei Van Halen. Sì, appunto. E quindi anche la riscoperta, ecco, di questo genere, che anche nei decenni precedenti aveva avuto delle timide incursioni nel cinema, ecco, come con registi quali Roger Corman e tipo L'ultimo uomo sulla terra, ecco. Beh, comunque è un genere che negli anni 80 esplode, come dicevamo, con Fuga da New York, 1997, Fuga da New York, con questo personaggio tra virgolette buzzurro e senza tanti scrupoli, quale Kurt Russell. E somiglia molto, molto, diciamo, per certi versi, il classico protagonista, come il biondo del Buono e Brutto Cattivo, dei film di Sergio Leone. Fra l'altro, altra cosa che riconduce al Buono e Brutto Cattivo è la presenza di un attore, quale Sentenza, alias Lee Van Cleef, ecco, esatto. Che qua fa un ruolo né buono né cattivo, insomma, rimanendo in tema, ecco. E sì. No, vai avanti. Bene, no, volevo dire appunto che Carpenter dà una forza propulsiva al genere stesso,
e appunto porta avanti quelle regole che i nostri maestri italiani, come dicevo, Castellari, Fulci, Gio D'Amato e soprattutto Bruno Mattei, sapranno reinventare in Italia contaminandoli con altri generi, ecco. E, è interessante che stasera parleremo di un film che in realtà non è proprio un puro post-apocalittico, ma bensì un post-apocalittico contaminato con screziature abbastanza thriller, abbastanza horror. Anche Eco Vengeance, per chi può Sì, conoscere il genere. ecco, è interessante perché, come dicevamo, non è un post-apocalittico puro, ma praticamente assorbe da tutti quei generi che in quel periodo andavano in voga. Assolutamente. Ricordiamo il thriller, noi l'abbiamo reinventato con Dario Argento, ricordiamo un po' questi personaggi. Umbratili, questi personaggi un po' così duri, quindi che ricordano un po' il western all'italiana, e ricordiamo anche l'horror che andava per la maggiore in quel periodo lì, anzi, gli anni 80 sono stati gli anni d'oro per l'horror in Italia, ecco, E non solo, e non d'altronde gli anni solo. 80 sono stati proprio uno dei periodi di massimo splendore dell'horror. È stato anche reinventato l'horror, un po' la nascita anche dello splatter alla fin fine in Certo, quegli diciamo che sono le visioni anni. estreme, ecco. Esatto. Noi abbiamo avuto Lucio Fulci, che è stato un grande reinventatore, insomma, del genere, lo chiamano non a caso il terrorista dei generi, perché lui prendeva appunto questi generi, quali il thriller, l'horror, il western, e li estremizzava, portandoli a dei risultati finali quasi shocking, no? Cioè, praticamente era uno shock visivo vedere un film di Fulci, all'epoca. Comunque, il regista in questione è un personaggio che cambia pseudonimo spesso, ecco. In questa pellicola ha lo pseudonimo, vuoi dirlo tu, Di Francesco? Vincent Dawn, infatti. Ecco, che l'origine del nome non è dato saperlo, ecco, come molti dicono. Veniva da quel periodo in cui si tendeva in Italia un po' a americanizzare per rendere un po' più internazionale Certo, non il ricordo. prodotto, come Ecco. vabbè, Bud Spencer, Terence Sì, Hill, o che anche nella musica come Bobby Solo, Little Tony. C'era un po' questa questa mania, tendenza, esatto, sì, questa di tendenza. Esatto, sì. americanizzare, ricordiamo anche Alberto Sordi che all'inizio si faceva chiamare Alberto Sordin, se non sbaglio, Ah, comunque, sì, aveva questa mi è nuova, questa mi è nuova. praticamente mischiato le lettere del suo Albert. Sordin, comunque, se non erro, comunque aveva mischiato appunto le lettere del suo nome, ecco, per creare qualcosa di più americano. Bene, comunque questo personaggio ha origini ovviamente italiane ed è Bruno Mattei, un grande regista, forse molto, anzi, confermo, tanto sottovalutato nel costone della cinematografia italiana e che comunque merita un ruolo, appunto una posizione di valore all'interno della stessa, perché comunque lui era il classico tuttofare. Il film di cui parleremo stasera, che è il parto di questo grande regista, è Raz, Notte di Terrore. È un film molto particolare, come dicevamo. Ha a che fare con tanti generi e soprattutto è un episodio anomalo nella filmografia italiana, perché un film come questo non è stato più riprodotto, ecco, un fanta horror post-apocalittico e non è stato prodotto in precedenza, ecco. Come dicevamo, un film girato, ecco, con pochi mezzi. Come un po' si faceva All'epoca sì. esatto, nella corrente, così diciamo, nel cinema bis, che Sì. permetteva anche agli stessi autori, agli stessi registi di poter anche sperimentare. Cioè, lì stava proprio, si vedeva la bravura stessa del regista e la capacità con i mezzi che poveri che si Certo. aveva di comunque creare, per esempio, mi viene in mente
gli effetti speciali di un Cannibale Holocaust di Deodato. Certo. Realistici in maniera impressionante. Infatti, è quasi scioccante. Scioccante, proprio perché altamente realistici. Era sovente la regola produrre il massimo col minimo sforzo. Ecco, questo era un po' anche la regola che Bruno Mattei aveva adottato all'epoca. Ecco, perché alla fine la bravura di un regista non si vede nella quantità dei mezzi, ma anche nella più assoluta povertà, insomma, con un budget ridotto all'osso, si nota l'abilità anche di cercare di curare magari certe situazioni e comunque ecco, e saper anche dare abilità, ecco, avere abilità appunto nel dirigere un intero film, nonostante la povertà dei mezzi, come dicevamo. Papà, entriamo un po' più nello specifico del film, cosa dici? Magari ci accenni un attimo, certo, la trama. Ecco. Raz, classe 1984, il appunto è, come dicevamo, un post-apocalittico horror, ed è la storia praticamente di un dopo bomba che praticamente fa sì che dopo 250 anni ci siano una troupe, ecco, di sopravvissuti sopra la superficie della Terra e una discreta appunto un discreto gruppo di altri sopravvissuti che hanno preferito in tempi lontani passati di vivere sotto la superficie della Terra. La nostra storia è ambientata sopra la superficie della Terra e vedrà appunto questi personaggi che approderanno in una città deserta alla ricerca appunto di cibo, di acqua potabile e quant'altro, e appunto di avere a che fare con un'orda praticamente di topi malefici e carnivori. Da qui il titolo, appunto, Raz, notte di terrore. Notte di terrore perché è il classico midnight movie, ecco, molto, molto alla Carpenter, ecco, perché è un film... Giustamente, infatti, ma in generale comunque un po' di tutto quell'horror anni 80. Parlo anche di Wes Craven con il filone creato, il filone Nightmare, anche quello molto molto incentrato sulla notte. Certo. Sì, l'oscurità, poi anche la questione, come dicevo prima, dell'eco vengeance, sì, di questi topi, di questa natura che si ribella all'uomo, e il fattore di non avere mai fine con, diciamo, i pericoli. C'è sempre un pericolo dietro l'angolo, prima il caso nucleare e poi appunto i ratti. Ma adesso una piccola pausa. I'm the cold, the best of way. I'm the cold, the best of way. I'm the cold, the best of way. I'm the cold.
terrorizzati dalla carneficina, i pochi scampati cercano rifugio nel sottosuolo. Da quel momento inizia l'era del dopobomba, della seconda umanità. Un secolo dopo, alcuni uomini insofferenti alle leggi e all'ordine che la nuova umanità si è dati, scelgono liberamente di tornare a vivere sulla superficie. Nasce così una nuova umanità, quella dei primitivi. Le due comunità da tempo non hanno più contatti. I nuovi umani disprezzano i primitivi ritenendoli dei selvaggi. I primitivi sfuggono ai nuovi umani perché considerati nemici. Questa storia ha inizio sulla superficie della Terra nell'anno 225 dopo la bomba. Ecco un altro particolare proprio di questo cinema anni 80 sono queste musiche cupe, oscure, il predominante utilizzo del sintetizzatore. Qui lo stesso Carpenter, continuiamo a citarlo, ma è quasi un obbligo, esatto. Cioè, lo stesso Carpenter che si occupava appunto anche delle musiche dei suoi film, usava appunto il sintetizzatore in una maniera efferata. Ecco. Sì, sì, io apprezzo molto il sintetizzatore perché crea delle sonorità inquietanti, dilatate proprio nel suono, che riflettono anche la situazione, ecco, l'atmosfera in cui si trovano, parlando di questo film e questi personaggi. Ricordiamo che si parla di una nidiata malefica di topi carnivori che è pronta ad assalire senza pietà. È un film molto particolare perché lo stesso regista dice, lo classifica come una rivisitazione della Notte dei Morti Viventi di Romero con i topi a posto appunto degli zombie. Quindi è molto particolare come cosa, ecco. Questo giusto per ricordare appunto quello che sarà detto prima, che in Italia si riprende senza copiare, però appunto si riprende un film come gli Alberi dei Morti Viventi di Romero e se ne fa un qualcosa di nuovo, di diverso. Certo, questo film diventerà famoso anche un po' per l'assurdità e anche un po' l'ingenuità in cui è stato diretto, nel senso non di mancanza di bravura, ma proprio senza curare troppo il dettaglio, ma dare comunque un effetto di pathos alla pellicola, ecco. È un film abbastanza diretto, un po' scabro nella cura appunto dei dettagli, ma che raggiunge il risultato finale, che è l'effetto stesso che dà lo spettatore. Infatti comunque questi personaggi, che ricordiamo Ottaviano Dell'Acqua, che è uno stuntman molto presente nel cinema italiano di genere, quasi 100 apparizioni tra comparsate e stunts, e Massimo Vanni, che è un abituale anche nei film di Castellari, un altro grande regista di cinema di genere italiano, e altri personaggi che solcavano all'epoca le pellicole di genere. È stato girato nei set di Cinecittà, tra l'altro nella location di Sergio Leone, infatti gli ambienti al chiuso appaiono nel film C'era una volta in America di Sergio Leone, altro grande rimando, e di appunto di Bruno Mattei si può dire che era un regista che aveva iniziato come assistente, montatore, collaboratore, documentarista, comunque aveva praticamente gustato il cinema in tutte le sue sfaccettature. Quindi un artista o comunque un mestierante tutto tondo, ecco, tutto tondo. E lui inizia praticamente solca tanti generi, tra cui il Nazi Movie, il post-apocalittico, il Woman in Prison e lo zombie movie, anche gli ultimi anni, prima della sua morte avvenuta nel 2007. Giusto per citare qualche titolo. Beh, abbiamo Virus, un altro grande contamination movie, e Altro Inferno, un altro film sempre dello stesso, di Mattei. Bene, insomma, allora diciamo che per questa serata abbiamo approfondito la conoscenza con Bruno Mattei e con il cinema bis in italiano di quegli anni.
La prossima puntata invece voleremo oltreoceano e ci occuperemo di un caposaldo del cinema giapponese del 1989, Tetsuo, ovvero Tetsuo l'uomo di ferro. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon ascolto alla prossima puntata. Ciao!